inizia la seconda ora di The Flight. Oggi, vabbè, come sempre con Fabrizio Ferrari e la Zac. Ma questa seconda ora parte con un grande slancio con One Republic. Hello, welcome. Ciao. Ryan and Drew, how you doing? Good, molto bene. Sì, tra l'altro sono arrivati proprio adesso, in questo momento, da Parigi con un aereo privato, perché erano lì per uno show. Ci hanno spiegato tipo il Saturday Night Live show francese. Esatto. Francese. Ok, how are you? We're doing very good. Welcome back, actually. You've been here just a few weeks ago to play a show over here. Yeah, I think 2 weeks. Two or three weeks ago. So what about amazing. That show? Was it good? Oh, it was incredible. I mean, you live here, so you know the Italian fans are crazy in the absolute best way. We've been coming back and back and back to Italy. Next time we want to play Roma. Like, we want to go to other cities. We've played maybe 3 or 4 cities in Italy, but ci piace qui. Ok. Allora, dicevo che bentornati, più che benvenuti, proprio bentornati, perché sono stati qua giusto 2 o 3 settimane fa, hanno tenuto un concerto al Forum di Assiago e gli ho chiesto com'è andata. Ho detto bellissimo, perché dice voi non vi rendete conto perché vivete qua, ma per noi i fan italiani sono incredibili, siete dei pazzi nel senso buono del termine. Ha detto noi vorremmo suonare in tutte le città, vorremmo fare Roma prossimamente, insomma non hanno fatto tantissime città diverse nel corso, insomma, della loro carriera, quindi vorrebbero sicuramente tornare. Poi Ryan ha una passione sfegatata per il cibo italiano. Sì. No, you like Italian food is yes. good, right? We absolutely love it. It might be our favorite. We're constantly searching out the best Italian food in any country we're at. Anywhere we go, we've played, I think, in between 50 and 60 countries, and the only thing we found to be true is that in every country the only guarantee is of a good meal is finding an Italian restaurant. So we could be in Frankfurt or Tokyo or Paris, we can still find good Italian food. Bene, bene, vedi, questa è una costante in ogni paese del mondo dove vanno, e ne hanno girati parecchi, devo dire, di posti, però una garanzia di qualità è sempre il cibo italiano. Insomma, poter consumare del cibo italiano li fa sentire bene e noi siamo contenti per questo. Esatto, un album che tra l'altro è un best seller, perché siamo già arrivati al sesto singolo da questo Native. Native is 1 year old. Yes. I mean, I still kicking ass. Yeah. we just celebrated in Munich 2 nights ago, because it just crossed the 4 million mark in album sales. Wow. Yeah. Worldwide, yeah. So we had a little too much to drink. It was a lot of fun. Yeah, I can imagine that. Yeah. A Monaco, 2 giorni fa, hanno festeggiato i 4 milioni di copie vendute dell'album Native, che dicevo appunto ha un anno. Certo. È stato pubblicato un anno fa e continua a sfornare singoli, continua ad avere un grandissimo successo. L'ultimo singolo è quello che ci ascoltiamo tra un attimo. Sì, infatti, I Lived, che è una canzone molto, molto intensa, con un testo intenso. It's an important song, this one. Yes. But there's a lot of version about the story of this song. What's the official one? The official version. I wrote this song as a letter to my son when he was two and a half, and now he's 4. Okay. And I wrote it just in case, you know, you're never promised another day. So I wrote it so he would always have at least one thing. So it's all my testament. It's all my wishes for him. But really, the song is something you would say to anybody that you love or care about, to all your wishes for their life. Mm-hmm. Sì. Allora, praticamente questa è una canzone che ha scritto come una lettera per suo figlio. Quando l'ha scritta il bambino aveva 2 anni e mezzo, adesso ne ha 4. Copland si chiama, right? Copland. Yeah. E l'ha scritta perché ha detto: non puoi mai sapere la vita che cosa ti riserva, cosa ti succede. Io volevo che avesse qualcosa, una lettera dedicata a lui, però poi ci sono degli altri significati che spieghiamo dopo averla ascoltata. Che esatto, dici? Esatto. Io sì, l'ascolterei, anche perché proprio nel testo, no, dice: spero che quando tu farai quel salto non avrai paura della caduta. Spero che quando l'acqua salirà tu costruisca un muro. E l'importante di tutto questo è dire: io ho vissuto, l'ho fatto. I lived, One Republic. I swear I lived, One Republic, una bellissima canzone. Questa stavamo giusto parlando del significato, una canzone che diceva Ryan è stata scritta per suo figlio Copland, che però ha poi abbracciato delle altre cause molto importanti. This was already a special song, and because you wrote for your son. In the video there's a guy, there's a special guy, there's a special story, Ryan, right Ryan, there. Yes. And recently has been adopted by the Red Campaign. Yes. Right?
with the remix version. Yes, so, yes. I mean, right now it really means a lot for a lot of people. I think the lyric, even though I wrote it for my son, when I listened to it after it was done, I realized that the lyric was for everybody. It's what you would say to your father, what you would say to your lover, you know, your brother, your sister. And so I think, you know, when Bono heard it, he specifically thought this is perfect for the Red campaign, and Coca-Cola, same thing, and then the cystic fibrosis. So the kid in the video is very sick, and you only live to be 35 if you have cystic fibrosis. So the idea is every single day counts. You lived, like every broken bone, every day has to count. So the song I lived is Carpe Diem. That's what it is. Carpe Diem, oh, lo diceva l'indimenticabile Robbie Williams. Yes. It's like a poetry. It is. It's Carpe Diem. That's where the idea came. Cogliere l'attimo, cioè la vita è molto importante. Lui diceva, nonostante io l'abbia scritta per mio figlio, però ascoltando le parole, no, ne dice diverse, tipo con ogni osso che mi sono rotto, comunque io continuo a vivere, a affrontare la vita. Nel video c'è un ragazzo, è malato di fibrosi cistica, e lui dice, con una malattia del genere puoi vivere fino a 35 anni, e però lui è la dimostrazione che ogni minuto della vita vale, quindi bisogna cogliere l'attimo, viverla al massimo. E poi Bono ha ascoltato la canzone e ha detto, questa canzone è perfetta per la campagna Red, che raccoglie fondi per la ricerca contro l'AIDS, il virus dell'HIV, e quindi hanno remixato la canzone e l'hanno inserita in quella campagna. Quindi è una canzone ormai universale, che ha un significato universale, che va bene per tutti veramente. Certo, perché il concetto bello di questa canzone è, non importa quanto vivi, l'importante è che alla fine della giornata tu dica, con tutte le ossa rotte, io ho vissuto, cioè questo è il concetto. Valorizzare ogni attimo della vita. A me piace molto anche la copertina di questo Native, perché secondo me rispecchia anche proprio il luogo da dove loro provengono, Colorado Springs, no? This for me, this is the Colorado. I don't know why, no? Maybe it is. It is. A little southwest. Yeah. The album art is inspired by the Southwest and Native American imagery. So we're a fan of that. And I'm originally from Oklahoma, which is actually called Native America in the US. So the artwork definitely was inspired by Colorado and that part of the country. Sì, Ryan e Drew dicevano effettivamente c'è molto dei nativi americani, perché il Colorado, come tu dicevi, hai un po' questa immagine, no? del Colorado, come un posto con queste proprio precise immagini che trovate sulla copertina del disco. Lui in realtà è dell'Oklahoma, sì, certo, che però è proprio conosciuto come un posto dei nativi americani, ecco. Quindi sì, effettivamente noi, è giusta noi siamo questa cosa. Siamo cresciuti con gli spaghetti western, no? Italian spaghetti western. And for us the Colorado was a Native American. This canyon, and this kind of animals, no? Yeah, Colorado. We have wild buffalo, foxes. I mean, I'll pull into my where I live. I pass coyotes and foxes all the time, driving into my house. And Colorado is interesting because it's the term the Wild West. Same. So Colorado. That's where the term came from, the Wild West. So all the cowboys would hide out in the canyons near where we live. Butch Cassidy and the Sundance Kid and Billy the Kid, and then it's also weird because part of Colorado is also the Switzerland of the United States. We have all the mountains for the gold. Speaking about bank accounts. Not for the money. Maybe for the skiing. For the skiing and the snow, Colorado. Yeah. Whenever I tell someone like in Russia or a different country, they say, what is Colorado? And I say, it's like Switzerland. And they go, okay, yeah. Allora, è un po' la Svizzera americana, ma non perché ci sono delle cose di denaro, ma perché un posto, cioè, ci sono dei canyons dove ci sono un sacco di animali ancora allo stato brado, selvaggi, tipo dei bufali, stavo dicendo buffalo, dei bufali, delle volpi selvatiche, quindi insomma ancora c'è quella cosa che uno vede solo nei film. Great. Love Runs Out of One Republic, quest'oggi ospiti qui a RTL 105. Fuori onda gli ho chiesto se sono loro poi gli animali, qua mi hanno detto di sì, ognuno di loro rappresenta degli animali. You're animals. No. Stasera saranno ospiti a X Factor, alla semifinale, quindi sarà insomma un'altra occasione per ascoltare questi ragazzi, che sono veramente bravissimi. E stavo dicendo prima che l'album Native è stato pubblicato un anno fa, poi è stato ristampato, insomma il successo continua, e l'hanno registrato ovunque. Vorrei capire perché. You recorded this album
basically everywhere, yeah. In Greece, in France, in United Kingdom, in US. Why? It's just the way it worked out. We tour all over the world, and most bands, when they tour, they don't write. It's very typical. They tour for 1-2 years and then come home and then start writing for the next album. But I don't function that way. I constantly write because in my mind, writing is a skill and it's like a muscle. So it's like saying, it's like not running for 2 years and then deciding to run a marathon. Okay. And so we write everywhere. So we just recorded, we're working on our fourth album, our new album. We recorded in Moscow and we recorded in Portugal, Latvia. We've already recorded in so many places. Ah, ok, allora stanno già registrando le canzoni del quarto album, hanno già registrato a Mosca, per esempio. Perché loro, lui dice Ryan, certo. Soprattutto, per me è come fare la maratona, poi fermarmi per 2 anni e poi provare a ricorrerla. Cioè, devo essere in continuo allenamento. È un po' il suo talento, quello di essere un grande autore. Quindi, insomma, lui scrive continuamente, mentre di solito gli altri gruppi scrivono l'album. Poi vanno a fare il tour e quindi si fermano, poi tornano a casa, si mettono a scrivere e registrano. Quindi la motivazione per cui sono andati in giro a registrarlo e perché erano costantemente in tour. Il tour tra l'altro continua. In 2015 you're going to be also in South Africa. Africa, all over the place. Istanbul, Israel, Croatia, Serbia, Macedonia. So wow. Yeah. E quindi continuano a girare, vanno dappertutto anche nel 2015. Nel frattempo scrivono canzoni per l'album nuovo e scrivono anche per altri. What about Christmas? Are you Christmas we're going home. We go home and he's going to go to California. You know, he's going to Colorado. I'm going to the mountains and then I'm going to go to Hawaii. Oh. Wow. Yeah. Aloha. Non possiamo non fargli fare una battuta su Timbaland, però comunque, perché noi almeno qua li abbiamo ma conosciuti. Ma tu gliela vuoi fare? Non lo so, io sono sì, un po' ricrappato. Something about Timbaland. Something about Timbaland. Tim Mosley. Is he okay? I haven't talked to him in 5 years. What did I say? This is some news. Okay. Breaking news. I hear that he's very healthy. We haven't worked with him. You know, the only song he ever did on our album was the remix of Apologize. And honestly, that was the biggest record I think he had ever done. And obviously that was our first single. And since then, he's been very cool because a lot of record label people get their hands in the mix and mess things up. Yeah. He's very hands off. One Republic continues to keep working and building and doing better. So he really has, you know, nothing to do with us. I like him, but I haven't talked to him in 4 years. Allora, praticamente Tim Mosley, che sarebbe Timbaland, loro hanno fatto la famosa canzone Apologize, è apparsa prima di tutto nell'album di Timbaland, certo. In versione remix, ha avuto grandissimo successo e appunto tu volevi sapere se ancora hanno contatti con te, come io pensavo. Pur facendo parte della sua etichetta, non si sentono da 5 anni, cioè dall'epoca. Dice, però questo è positivo, perché dice in altre case discografiche, in altre situazioni, magari ti stanno col fiato sul collo. Cioè, in questo caso Timbaland è uno che non si intromette, non ha, cioè, gli ha fatto quel remix lì, ma li lascia liberi. Infatti sono liberissimi di esprimersi all'album Native. Vi assicuro che vale la pena di comprarlo se ancora non l'avete comprato. Siete sempre in tempo. So, thank you for being here. It's been really great. And thank you guys so much. Mille grazie. Oh, buon Natale. Remember this. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Thank you. Allora, thank li salutiamo. Great show tonight. Esatto. Great yes, show. Thank you so much. Tonight's going to be amazing. Oh, have a good life. Bye bye. Bye bye. Thank ciao, you. Ciao.